La presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle, Caroline Smith, ha di recente rivelato un evento traumatico che l'ha devastata. Nel momento esatto in cui ci si affaccia alla vita, nessuno penserebbe mai che, un giorno, potrebbero capitargli cose terribili. Chiunque si augura il meglio, sempre, per sé e per i propri cari. Purtroppo, però, per un motivo o per l'altro, arriva per tutti il giorno in cui ci si imbatte in qualcosa di talmente grande da credere di non avere la forza di affrontarlo. In tali occasioni, invece, ci rendiamo conto di essere più forti di quanto avremmo mai pensato. Così tanto da entrare a muso duro nella tempesta di fronte a noi e fare di tutto per uscirne vincitori. Di situazioni come questa ne sa di certo qualcosa Caroline Smith, ballerina e coreografa originaria del Regno Unito, conosciuta in Italia specialmente per essere la presidentessa della giuria del talent show Ballando con le Stelle. Ruolo che ricopre dall'anno 2007. Nel 2015, però, come un fulmine a ciel sereno, Caroline si è trovata costretta a combattere una battaglia che nessuno dovrebbe mai affrontare. Si tratta della lotta contro il cancro, malattia che da 9 anni fa parte della vita della Smith. Nonostante la paura, le cure, e la sofferenza, la ballerina non ha mai perso il sorriso, la speranza, e la forza di lottare. Per non parlare dell'amore per la sua famiglia e per il suo lavoro. Cose che, a tutt'oggi, riempiono le sue giornate di impegni, passione, gioia, e voglia di vivere. Di recente, però, così come lei stessa ha rivelato nel corso di un'intervista, un nuovo evento traumatico è entrato a gamba tesa nella vita di Caroline. Scopriamo insieme di che cosa si tratta, e quali sono state le sue parole. Caroline Smith, il triste annuncio sconvolge tutti. Caroline Smith è stata da poco ospite al talk show del weekend condotto da Silvia Toffanin Verissimo. E tra le altre cose, ha rivelato che di recente ha scoperto che anche il suo cagnolino è malato di tumore, e che da adesso in poi dovrà sottoporsi a cure ed esami esattamente come lei. Purtroppo ho avuto la notizia che in pratica ha un tumore, al fegato, ha rivelato la coreografa intervistata dalla Toffanin. In pratica deve fare tac, tale madre, tale figlio, in un certo senso. E questo mi ha devastato. Cani e gatti fanno ufficialmente parte delle famiglie che decidono di adottarli. Ed è più che normale che Caroline Smith, alla notizia della malattia del suo cane, si sia sentita crollare il mondo addosso. La speranza che non bisogna perdere mai è che tutto possa andare per il verso giusto. Per citare le parole della celebre coreografa, sia per la madre, sia per il figlio. Virgolette.